Radio Station, Radio Bruno. Ciao meraviglie. Ciao Roberto Ruggeri. Giorgia Passuello. Buonasera, Zucchero. Ciao, benvenuto, che piacere. Ciao ragazzi, tutto bene? Benissimo. Tutto bene, poi se ci chiami ragazzi ancora di più. Tu come stai? Sto bene, grazie. Senti, allora, quest'estate torna live negli stadi italiani, torni dopo aver girato il mondo con Overdose d'amore in occasione dei 35 anni, no? Dalla pubblicazione del singolo omonimo che era contenuto nell'album Da Record, Oro, Incenso e Birra. Hai suonato con tutti i più grandi e nei posti più prestigiosi del pianeta, ma cosa si può fare di più? Ma dai, proviamo anche questa. Negli ultimi anni ho suonato sempre all'Arena di Verona, quest'anno per cambiare proviamo anche questi 5 stadi. E quindi si parte il 23 di giugno da Udine, il 27 a Bologna, il 30 di giugno a Messina, il 2 di luglio a Pescara e il 4 di luglio a San Siro a Milano. Però ormai sì, I concerti sono praticamente degli eventi dove si ospitano tantissime persone e tu hai collaborato veramente con i più grandi. Qualche anticipazione, qualche nome? Ma sicuramente ci saranno visite, ma non le annuncerò prima, sono sorprese che tengo dell'ultimo momento, diciamo. È giusto, giusto. Senti, no, nel senso che così almeno sono sicuro di aver avuto il tempo di provare e di fare le cose fatte bene. E d'altronde tu hai un repertorio bellissimo, che fa ballare, che fa emozionare. Sarà anche difficile, tra virgolette, scegliere una scaletta per ogni stadio italiano. Ecco, di quella se ne può parlare o preferisci lasciare la sorpresa? No, se ne può parlare. Io di solito ultimamente faccio 3 ore più o meno, no? Quindi ho la fortuna di avere una band ormai storica perché è con me da anni, alcuni addirittura sono con me dall'inizio, da blues. Quindi questo mi permette di cambiare repertorio anche all'ultimo momento, cioè di cambiare dei brani alle prove generali, tipo verso le 6 di sera quando facciamo il sound check, perché loro conoscono tutte le mie canzoni, insomma quasi tutte, e siccome sono più di 300 posso cambiarle, capito? E così non mi annoio, non ci hanno. Giusto. Senti, se non ricordo male, l'ultimo tour negli stadi che hai fatto è stato Miserere, no? Correggimi se sbaglio. Immagino sia una bella sfida tornarci e soprattutto dopo tanti anni ci si emoziona ancora all'idea di affrontare la dimensione da stadio. Sì, ovvio. Cioè, la macchina organizzativa è molto più grossa, no? Per quando suoni davanti a un pubblico così numeroso. Quindi, ma per quanto riguarda invece il suono, la band, gli arrangiamenti, i brani, ovviamente le scalette sono un po' diverse, ci sarà molto più energia, ci sarà molto più, insomma, roba, io la chiamo roba tirata, ecco, roba un po' più di adrenalina, sicuramente. E sicuramente sarà così. Sì. Guarda, Zucchero, un attimino, ti sto dicendo, stanno arrivando tantissimi messaggi di nostri ascoltatori e anche foto dei biglietti che hanno già comprato per assistere al tour negli stadi. Perché dicono, è un evento nell'evento, ci si diverte tantissimo. Sì, hai detto adrenalina? Hai detto adrenalina prima. E allora, su Radio Bruno, diavolo in me! Diavolo in me su Radio Bruno con lui,
proprio in collegamento con noi, Zucchero Sugar Fornaciari. Che bello averti qui in onda su Radio Bruno. E stiamo parlando appunto dei tuoi live, concerti negli stadi a partire dal 23 di giugno a Udine, il 27 a Bologna, il 30 in quel di Messina, il 2 di luglio a Pescara e il 4 di luglio a San Siro a Milano. Un tuo simbolo iconico è il cappello, lo vediamo anche in questa diretta telefonica che hai scritto Sugar. Ce ne sarà uno speciale per questi concerti allo stadio, uno ideato specialmente per quello? Sono tutti gli oggetti saranno dedicati appunto al tour negli stadi, quindi li troverete solo in queste 5 date. Saranno dedicati, ecco. Ma poi ho visto come ballavi nel video. Ma sì, ma lì lo stavo dicendo prima. Abbiamo sentito con i pochi mezzi di quel tempo. Lì siamo nell'89 ed ho riconosciuto l'ingresso dello studio di Peter Gabriel, dove abbiamo a Bath, a Real World Studio, dove abbiamo fatto appunto Oro, Incenso e Birra. Ma l'abbiamo fatto, facevo un po' l'asino, ballavo, facevo quelle cose lì. È un video molto amatoriale, diciamo. Venuto bene comunque. Senti, il 25 settembre dell'anno prossimo fai Cifra Tonda. Hai pensato magari a un progetto discografico speciale che in qualche modo segni quel bel traguardo? Non lo so, adesso non sai, sono in tour fino a settembre inoltrato, fino a fine settembre. E quest'anno il compleanno lo faccio a Bogotà, in Colombia. Però. Perché suoniamo lì, quindi mi tocca farlo lì. Per il prossimo anno non lo so, non ci ho ancora pensato. Poi le cifre tonde a me non piacciono. Non ti piace niente. Allora. No, mi piacciono i numeri dispari. Ah, i numeri dispari, bene. Beh, quest'anno infatti, tra due anni. Esatto. C'è un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, che dice che le è piaciuto tantissimo quando ha invitato sul palco Salmo. Ritornerà a Reggio Emilia, il caro Salmo. Ma guarda, sarebbe un piacere se lui fosse libero, perché ci divertiamo. A parte il fatto che non lascia niente al caso, e quindi anche lui ha sempre speso, cioè ama la musica che amo anch'io, viene da un background che ci accomuna, e poi è proprio una persona molto di parola, molto diretta, genuina ancora, e quindi ci troviamo bene. Prima hai citato Bogotà, io stavo pensando, ma uno che gira il mondo come te tiene il conto di tutti i posti dove è stato a suonare? Non so, mette una bandierina su un mappamondo, cosa fa? No, ce l'ho la carta geografica del mondo a casa. Scusa. Non sto scherzando. Metto le bandierine, ma dai, è una piccola soddisfazione, no? Ma giusto, così. Sì. Ma sì, dove manca la bandierina? Dove manca? E c'è ancora un bel po' di Asia da fare, c'è un po' di, non so, Alaska, c'è la Terra del Fuoco, c'è qualche mondo grande, l'isola della Polinesia, non tutte, perché abbiamo fatto Tahiti, Reunion Island e come si chiama l'altra vicino all'Australia, si chiama New Caledonia, la Nuova Caledonia. Quindi mancano ancora. Adesso mi viene in mente un'altra cosa, c'è mai stato un posto remoto nel quale ti sei detto, per diversità di cultura, di abitudini, di gusti rispetto a noi, ma qui chi mi verrà a vedere e sentire? Esatto. Quando andai a Tahiti per la prima volta, in Nuova Caledonia e a Reunion Island, io mi chiedevo, ma tra l'altro erano piccoli stadi, quindi comunque insomma 10.000 persone li contenevano. Io mi chiedevo, ma chi verrà qua? Ma come fanno? Non verrà nessuno. E invece
li abbiamo riempiti, ma poi ho capito il perché. Perché loro ascoltano la radio e guardano la televisione francese. Quindi era il periodo dove ho avuto due numeri uno di fila con Il Volo e Pane e Sale, uh-huh. che era sul disco Spirito Divino. Quindi insomma, ero presente molto in Francia, capito? Quindi probabilmente è stato per quello. C'è una spiegazione a tutto. Sicuramente è stato da traino. Poi il pubblico si affeziona, se tu fai un concerto che li coinvolgi, dopo si affezionano e dopo puoi tornare. Prima di salutarci, volevo sapere come ti stai preparando fisicamente ai concerti negli stadi. C'è una dieta che stai seguendo, un allenamento? Ma oggi mi facevano notare che quello che fa Mick Jagger, che dedica 3 ore al giorno tra yoga, pilates, corse, ballo, poi fa anche pesi, eccetera, eccetera. I risultati li vedete tutti, quindi vuol dire che fa diete, quindi vuol dire che funzionerebbe. Usi il condizionale. Potrebbe funzionare anche su di me, il problema è averne voglia. Capisci. Hai proprio ragione, invece grazie mille di essere stato qui con noi a Radio grazie Bruno, è stato veramente un onore e un piacere. Grazie mille a Zucchero Sugar Fornaciato. Ciao Adelmo. Grazie ragazzi. Ciao.